La lotta all'emergenza abitativa da oggi ha uno strumento in più. È stata inaugurata mercoledì 4 settembre a Pinerolo Casa Annalisa, un progetto di social housing che vede, prima in Italia, la collaborazione tra un'amministrazione comunale e una società operaia di mutuo soccorso. Lo stabile è stato intitolato a un personaggio che ha speso buona parte della sua vita per dare supporto alle fasce più deboli. Annalisa Cortassa era una dipendente del comune, dell'ufficio casa, che devo dire che ha dedicato buona parte della sua vita ad aiutare i più deboli, le persone più fragili. Il suo lavoro andava oltre sicuramente il normale impiego pubblico come dipendente dell'ufficio casa, ma le iniziative che portava avanti veramente in aiuto dei più deboli sono state importanti. Casa Annalisa è stata un'idea nata dallo stesso ufficio casa e fortemente anche poi voluta dall'amministrazione per ricordare la persona che purtroppo ci ha lasciato già ormai più di un anno fa. Una storia lunga e irta di ostacoli, quella della ristrutturazione dello stabile di Via Vescovado 20, di proprietà della società di mutuo soccorso, è affidato per la durata di 30 anni al comune di Pinerolo, che ha visto la regione Piemonte come principale finanziatore. È stato lungo, ma è stato un cantiere anche complesso. Diciamo che l'affidamento dei lavori è avvenuto a dicembre del 2013. Prima dell'affidamento dei lavori c'era tutta la trafila dell'incarico progettuale, delle varie fasi preliminari, definitivo, esecutivo, dei pareri della sovrintendenza e del servizio sismico geologico. Perché qui si sono fatte anche importanti opere di carattere strutturale, quindi era obbligatorio acquisire il parere del competente ufficio geologico e della sovrintendenza, perché il fabbricato è vincolato alla sovrintendenza, quindi è intervenuta sia con un parere preventivo che poi pesantemente in sede esecutiva la sovrintendenza, dando indicazioni, prescrizioni e quant'altro. Però è stato un rapporto non imperativo ma collaborativo. Un problema molto sentito a Pinerolo, quello dell'emergenza abitativa, che vede l'amministrazione Salvai in prima linea e che attraverso progetti come questo intende fare un salto di qualità nella sua risoluzione. L'emergenza abitativa è un problema che esiste, tra l'altro accentuato a Pinerolo rispetto ad altre situazioni della stessa provincia. Abbiamo strutturato un sistema di accoglienza su diversi livelli. Allora, c'è una prima accoglienza rappresentata fondamentalmente dai dormitori, quindi dall'emergenza, mentre invece questo è un progetto che è più strutturato. Le persone in difficoltà entrano in questa struttura, ci possono stare un tempo un po' più lungo, 18 mesi rinnovabili, poi per altri 18 mesi, ed entrano in un progetto di inclusione. Io credo che questa è diciamo così, una risposta di un livello superiore di accoglienza. I progetti sociali come questo funzionano se c'è a monte, oltre a un progetto diciamo così di tipo strutturale, no? quindi di riqualificazione materiale degli immobili, diciamo funzionano se esiste anche poi dopo un progetto di gestione. Le persone che entrano qua, come le persone che entrano al dormitorio, così come le persone che usufruiscono del centro diurno, per fare degli esempi, devono poi essere seguite più o meno costantemente da operatori specializzati del settore. Gli 11 alloggi di Casa Annalisa saranno consegnati alle famiglie intorno alle metà di settembre e prevedono la sottoscrizione di un progetto di reinserimento sociale. L'individuazione degli assegnatari è avvenuta attraverso un tavolo composto da numerose realtà territoriali che operano nel sociale, dal CIS alla Diaconia Valdese e la Caritas diocesana. La gestione del social housing si rifà a un protocollo d'intesa che abbiamo creato di rete per la gestione dell'housing territoriale sul Pinerolese. A questo tavolo, per la stesura del protocollo, hanno partecipato tutte le associazioni che a qualsiasi titolo entrano nella gestione di quella che può essere il disagio abitativo, l'emergenza abitativo o semplicemente il problema della povertà. E per poter essere assegnatari degli alloggi è indispensabile comunque firmare un progetto insieme, in collaborazione col CIS. Quindi le persone che vengono segnalate dai servizi sociali o dalla Caritas o dalla Diaconia o dall'ufficio casa politiche sociali vengono prese in carico dal gruppo di coordinamento, viene proposto loro un progetto e l'alloggio viene assegnato solo a fronte di un impegno a sostenere il progetto proposto e a sostenere un contributo delle spese.